Tutto partì da un numero. I miei anticorpi. Avevo avuto contatto con un positivo. Di conseguenza anche i miei genitori, i miei nonni fecero il famoso tampone. Tutti positivi. Tranne me e mio padre. Giorni a dir poco terribili. Quando non puoi andare dai tuoi nonni per abbracciarli, o da tua mamma per un po' di coccole. E proprio quando la situazione si stava per placare, ecco i miei zii materni e cugini positivi. Iniziarono i giorni in cui fai videochiamate 24 ore su 24. Un giorno sentii la voce tremante di mia zia al telefono, che diceva a mia mamma che mio zio Niki stava peggiorando. Gli diedero l'ossigeno. Dopo qualche giorno ci diedero la possibilità di sentirlo in chiamata. Gioia nel sentirlo, ma tristezza nel guardarlo. I suoi occhi e il suo sorriso erano spenti, mai visto così. Stavo per dirgli che lo pensavo sempre e che non vedevo l'ora di riabbracciarlo. Quando la connessione chiuse la chiamata. Dopo qualche ora il mio cuore si gelò. Quello fu l'ultimo saluto al mio caro zio. Il Covid me lo ha portato via.